Bene, cari amici di Extreme Hardware, nel video di oggi mostreremo le funzioni multimediali offerte da ASUSTOR attraverso uno dei nuovi prodotti che ha fatto uscire sul mercato. Parliamo dell'ASUSTOR AS202TE, un NAS a due bay dotato di porta HDMI e quindi facilmente trasformabile in un media center. Basta collegare appunto tramite la porta HDMI il prodotto alla televisione per far apparire il menu multimediale. Per utilizzare alcune delle funzioni che andremo a vedere oggi e soprattutto l'XBMC è necessario dunque prima di collegare il NAS alla televisione installare l'applicazione dell'XBMC direttamente sul NAS. Quindi non ci resta altro che collegare il prodotto alla televisione ed avviarlo. Avviandolo automaticamente verremo catapultati su questa schermata iniziale dove possiamo vedere che troviamo l'orario in alto a sinistra con la data, il modello e il nome del NAS sulla rete, in questo caso AS202TE3FEA, in alto l'indirizzo IP del NAS e sotto le varie applicazioni che abbiamo installato e che possiamo utilizzare direttamente dalla televisione. Ora, noi oggi navigheremo, e lo facciamo vedere, adesso faccio vedere la telecamera, con il telecomando di ASUSTOR che viene venduto, eccolo qua, ve lo metto così, viene venduto separatamente e potrete trovare online, che permette senza mouse e tastiera comodamente di gestire appunto e muoversi attraverso i vari menu del prodotto. Altrimenti, se non volete spendere soldi e avete un telefonino come per esempio uno smartphone Android, potete direttamente dal Play Store scaricare iRemote. iRemote è un'applicazione che permette, ve la faccio vedere, permette di riconoscere il NAS sulla rete direttamente e utilizzare lo schermo del vostro smartphone come telecomando. Quindi possiamo scegliere e muoverci all'interno dei menu direttamente con il telecomando. Poi per selezionare c'è un mega tasto ok al centro che permette di effettuare tutte le nostre operazioni. Allora, partiamo subito dalle varie schermate. La prima è riguardante l'ADM, che è appunto il software di gestione del NAS. Per muoversi all'interno dell'ADM ovviamente è comodo mouse e tastiera. Noi in questo caso abbiamo una tastiera con trackball e mouse integrato della Enermax wireless. Abbiamo attaccato il ricevitore wireless a una porta sul retro del NAS e ci possiamo muovere, vedete, con il mouse integrato alla tastiera, ed è comodo soprattutto se accediamo all'ADM, cosa che stiamo facendo. Ovviamente si collega in locale visto che è tutto gestito dal NAS stesso. Inseriamo dunque le credenziali che noi abbiamo lasciato standard per comodità, quindi admin, ed eccoci all'interno del nostro NAS, esattamente come se fossimo sul computer. Abbiamo dunque l'ADM al completo con tutte le varie applicazioni installate. Vedete, abbiamo installato XBMC giusto proprio per poterlo utilizzare sul computer. Poi c'è il DVB-Link TV che permette di vedere i contenuti digitali se avete uno stick USB per gestire la sorgente. La transizione tra una pagina e l'altra è leggermente più lenta rispetto a quello che vedete sul computer, però è comunque il sistema completo, potete gestire il sistema completamente, esattamente come se fosse sul computer. Torniamo indietro per uscire. Se avete un telecomando basta fare clic sul tasto spegnimento e lui torna automaticamente indietro, altrimenti c'è la freccetta per tornare indietro. Abbiamo visto, vabbè, che l'accesso all'ADM, possiamo ovviamente navigare tramite Google Chrome su internet
se abbiamo appunto mouse e tastiera, possiamo non far altro che navigare sulle pagine che vogliamo. Ecco, appena sbagliato l'indirizzo, ok. Possiamo, ad esempio, appunto, nel mio caso sto effettuando l'accesso sul nostro portale di xtremehardware.com. Ovviamente la velocità di apertura delle pagine, eccetera, eccetera, oltre che dal sistema, deriva anche ovviamente dalla linea che avete a casa. Vabbè, avete la possibilità appunto di navigare all'interno delle pagine, scrivere commenti e quant'altro. Una gestione è gestito molto bene. Possiamo anche andare sul forum, eccetera, eccetera. È un browser a tutti gli effetti, come si trovano anche sulle smart TV. Usciamo sempre col tasto del telecomandino e vabbè, c'è YouTube. Abbiamo la possibilità appunto di visualizzare i vari video. È esattamente come sul computer. La differenza, per esempio, cioè, l'aspetto che rende differente questo da una Smart TV è che in molti casi le Smart TV hanno proprio un'applicazione di YouTube e invece in questo caso viene aperto il browser per navigare sulla pagina internet di YouTube e non è un'applicazione vera e propria. E poi l'aspetto più importante, tra virgolette, e più utile forse di questo prodotto è il supporto XBMC e quindi il menu XBMC. Visto che appunto abbiamo la porta HDMI, abbiamo la possibilità di vedere i film e tutti i vari contenuti multimediali direttamente sulla nostra televisione. Quindi tra i vari menu abbiamo Weather, che appunto ci dice il meteo, va impostato il meteo alla nostra posizione. In questo caso, vabbè, c'hai i gradi Fahrenheit di Asti, io non mi trovo ad Asti, in questo momento sono in provincia di Alessandria, comunque non ha sbagliato di tantissimo, di una trentina, quarantina di chilometri più o meno. Possiamo ovviamente vedere le varie immagini, abbiamo la possibilità di inserire o aggiungere una sorgente, cioè una sorgente per le varie cartelle con le varie fotografie all'interno. Io qua ne avevo selezionata una, scusate, su un hard disk esterno che poi ovviamente ho spaccato. Ok, vediamo se adesso me la spendiamo il tempo di caricare all'hard disk esterno, vediamo se poi lo riconosce direttamente il percorso o se no la andiamo ad aggiungere manualmente nuovamente. Vediamo, niente. Allora, facciamo vedere subito come aggiungerlo. Add source, scorriamo all'interno del nostro NAS, c'è la cartella USB, abbiamo le nostre cartelle sopra il NAS e sopra il nostro disk, scegliamo una cartella, facciamo ok, ed ecco le varie immagini che abbiamo in anteprima, abbiamo l'elenco delle immagini con le anteprime, se clicchiamo sopra ci apre completamente l'immagine che abbiamo selezionato e con il tasto avanti possiamo scorrere tra le varie immagini ovviamente. In questo caso le immagini non saranno molto interessanti visto che riguardano degli overclock che ho fatto in passato. Ovviamente abbiamo anche la possibilità di vedere i video e quindi anche i film in full HD, se la vostra televisione ovviamente lo permette. Io qua ho caricato qualche film MKV, come ad esempio Il mondo dei replicanti, eccetera, eccetera. Abbiamo la possibilità quindi di far partire il nostro film. Si vedrà un po' di riflesso, probabilmente anche la mia mano, ma vabbè, comunque penso che si capisca abbastanza bene. Abbiamo il menu, abbiamo la possibilità di andare avanti. Con il telecomando questa è una comodità, assolutamente, perché possiamo andare avanti e indietro molto velocemente, mettere in pausa e ricominciare la visione. Abbiamo la possibilità con la freccetta
con il tasto della freccetta all'indietro di visualizzare il menu dei vari contenuti multimediali e quindi switchare velocemente da un film all'altro piuttosto che da un video all'altro. In questo momento ho messo Inception, ma torniamo indietro. Ecco, sono tornato un po' troppo indietro probabilmente. Ritorniamo sull'XBMC così vediamo le altre funzioni. È il menu classico dell'XBMC e anche ASUS lo supporta, ci permette appunto la visualizzazione di tutti i vari contenuti multimediali. Passiamo dunque alla musica. Abbiamo solito discorso le cartelle, possiamo vedere a lato, possiamo se decidere di visualizzare in base all'ordinamento differenziato, in base all'artista, al nome piuttosto che eccetera eccetera. Andiamo sulla cartella della musica, qua ho inserito io un paio di cartelle con delle canzoni, basta cliccare su ok e come sentite parte la riproduzione audio dei vostri contenuti. Adesso vediamo se riesco anche a stopparlo. Ok, ce l'ho fatta. No. Allora, mi rimane, vedete, sullo sfondo anche la canzone. Adesso se riesco faccio così, faccio prima. Ok, torno assolutamente indietro. Ok, comunque molto semplice e molto intuitivo ovviamente. Quindi abbiamo visto musica, programmi, ci sono varie applicazioni supportate dall'XBMC e possiamo installarle. Andiamo su Get More, ci sono gli add-on, potete vedere appunto tipo uTorrent, quindi scaricare i contenuti direttamente qui. Oppure torniamo indietro, c'è l'ultimo menu che è appunto quello dei settaggi, menu che vi faccio vedere è raggiungibile anche premendo direttamente il tastino delle impostazioni sopra il telecomando, quindi settaggi che riguardano il tema, quindi i caratteri, lo zoom dell'immagine piuttosto che il linguaggio. Adesso qua noi ci abbiamo inglese, ma possiamo switchare tutte le varie lingue, ce n'è veramente tantissime. Troveremo penso anche l'italiano, anche perché adesso non vorrei che tornando indietro mi rimanga in portoghese piuttosto che in polacco. Ci stiamo arrivando, Italian, ok, perfetto. Vediamo se... No. Abbiate pazienza un secondo, riuscirò a rimettere l'italiano. Ok. Perfetto, non ce l'ho fatta comunque. Ok, ce l'ho fatta. Quindi ci sono le varie informazioni appunto sulla lingua e la regione. Adesso c'è impostata Città del Vaticano, però Italia, eccetera, eccetera. Possiamo decidere come indicizzare i file, quindi se ignorare gli articoli, il lo, la, eccetera, eccetera, davanti al nome nell'ordinamento e quindi skippare questi articoli oppure impostare un salva schermo. Tra le altre impostazioni abbiamo appunto le impostazioni video, quindi metodi di riproduzione, renderizzazione, il formato 4 terzi piuttosto che 16 noni, i sottotitoli, quindi se che font utilizzare per i nostri sottotitoli e quant'altro. E probabilmente avete sentito una porta aprirsi, c'è stata un'intrusione veloce. Abbiamo la possibilità di
riprodurre e registrare, se appunto avete uno stick digitale terrestre, appunto riregistrare la televisione, e poi ci sono le varie altre impostazioni sulla musica, le immagini, come creare appunto le liste dei file, fare una presentazione di immagini, quale tipo di effetti utilizzare e quant'altro, meteo, add-on, e appunto quant'altro. Detto questo, adesso non sto a dilungarmi più di tanto. Vabbè, qua ci sono le impostazioni relative allo sharing dei file e la connettività del prodotto web server piuttosto che protocollo PNP, client SMB, eccetera, eccetera. Questo è un menu che si trova su tutti i NAS che supportano, e anche non solo i NAS, anche le smart TV, eccetera, eccetera, che supportano l'XBMC, in quanto il software è lo stesso per tutti. Detto questo, vi ricordo che appunto Asus Store mette in commercio, venduto separatamente, il suo telecomandino, oppure appunto se siete degli utenti Android e c'è anche per iPhone l'iRemote, che appunto ci permette di muoverci all'interno dei vari menu con il telecomando. Detto questo, vi saluto e vi ricordo che nel link sottostante a questo video potrete trovare appunto il collegamento alla pagina web della recensione dell'Asus Store AS202TE. Vi esorto a iscrivervi al nostro canale su YouTube e alla nostra community extremehardware.com. Dalla redazione e da Angelo un saluto, alla prossima.